bacia il naso al giardino, chi spruzza le piante di qui. È questo l'animale? Signor sì, questo è Francis. Sveglia, ragazzo. Il signor Morrow, direttore della mia banca, vuole conoscerti. Per certe storie che ha sentito, mi crede pazzo. Gli devi togliere certe idee dalla testa. È lei che deve togliersi certe idee dalla testa. Se quel quadrupede è capace di un solo pensiero, non dico poi di parlare. Beh, sono un somaro anch'io. È la solita storia del pastore. Ancora non capisco perché Morrow mi abbia licenziato. Beh, che cosa ti aspettavi? Una medaglia? Questa volta sono nei guai. Appena c'è un guaio in circolazione, dici cacci tu. Te l'ho detto migliaia di volte. Al momento che ti metti a parlare di me, sprofondi in una voragine. Oh, si direbbe che tu non c'entri per niente. È appunto questo, dico. Finché mi avrai vicino, continuerai a crearti guai sempre più gravi. Pete. Che ne diresti di separarci? Oh, no. Se ci separiamo ancora, non ci ritroveremo più. Beh, sarebbe poi male. Francis, cosa c'è adesso? Riposiamoci un po', sono stanco morto. Tutti i giorni la stessa storia. Quando eri sotto la naga tiravi bene anche per 40 chilometri. E ora, dopo 10 appena, guardati. Oh, no, Francis, non puoi entrare. È proprietà privata. No? Che mi citi, no? Vieni dentro. Un passaggio? Sì. Salti su. Grazie. Sono insieme a un amico. Può mettersi di dietro. Ecco, vede, non è proprio un amico. Cioè, è un amico, ma non lo è proprio. Ecco, sarebbe quello là. Ma no! Se... Non imparerà mai. Salve! Vieni qui, amico. Ma sogno o son destro? Oh, questa poi. Ehi, Pete, vieni qui. Oh, ci sono grandi novità. Cosa c'è, Francis? Ricordi quando ti dissi di mia prozia Greta che vinse il derby? Sì. Ecco, questo è Granduca. La sua prozia e la mia prozia erano sorelle. Oh, buongiorno, tanto piacere. Parla anche lui? No, sì, si è mai sentito parlare un cavallo? Beh, sai, siccome e allora, parli... Non sono mica un cavallo io. Ma comunque sia, Pete, Granduca mi ha offerto ospitalità in casa sua, quindi ci rivediamo, Ma Francis, non mi lascerai mica? Ci mancherebbe. Andiamo, cugino. Ma dove andrò? Che cosa farò? Per la biada del profeta, ti ho fatto da baglia per tutta la guerra. Ma quanto pensi che debba continuare? Io non mi troverei così se tu non sapessi parlare. Ah, è quello che ti ho detto giusto ora. Beh, trovati qui domattina. Ma Francis... Ah, sì. Dice che c'è un albergo a circa un chilometro da qui.
No, senti, Francis. Addio, Speed! Chiamava. Oh no, io chiamavo Francis. Sono io Francis, Francis Travers. Oh, lei è Francis donna, io stavo chiamando Francis uomo. Oh, io conosco tutti gli uomini della scuderia e non esiste nessun Francis. Ecco, non è un uomo, voglio dire, è un uomo però non lo è. È un mulo. Un mulo? Sì. Oh, è per caso quello col frontale a strisce? Precisamente. Sì, era qui. Un nostro puro sangue l'ha preso in simpatia e rifiuta di fare un passo senza di lui. E ora dove sono? Li hanno portati fuori. Oh, ma avevo un appuntamento con lui. Un appuntamento? Con un mulo? Ah, pensavo di trovarlo qui. Oh, mi dispiace. Abbiamo creduto che fosse uno dei nostri muli e l'abbiamo mandato giù al campo con Granduca. Al campo? Sì, al campo delle corse. Oh. Noi abbiamo dei box anche laggiù. Se vuol salire, io ci sto andando proprio adesso. Davvero? Così non mancherà l'appuntamento. Oh, grazie. Stavo pensando, signor Sterling, dato che Granduca si è tanto affezionata al suo mulo e a noi sta molto a cuore il morale dei nostri cavalli, ce lo vorrebbe vendere? Vendere Francis? Non sia mai. Sono sicura che mio nonno glielo pagherebbe generosamente. Oh, non potrei neanche, non appartiene a me. Oh, e allora di chi è? Beh, non è di nessuno, noi siamo amici. Amici? Lei e il mulo? Ecco, ci siamo conosciuti in Birmania, in guerra, e non ci siamo più separati. Lo troverà curioso questo mio attaccamento per un mulo, eh? Ma neanche per sogno, lo proviamo anche noi per Granduca. Per noi è come di famiglia. L'abbiamo nutrito e cresciuto e adesso l'abbiamo iscritto al gran premio dei $100,000. Oh, che bello, spero che vinca. È tremendamente importante per noi. E a lei piacciono i cavalli? E come, non manco mai ai film di cowboy. Ah, Granduca le piacerà. E lei andrà pazza per Francis. È così intelligente. Chi, Francis? Ma no, Granduca. Non gli manca che la parola. Francis invece ha tutto. Tutto tranne la parola. No. Ah, sì, naturalmente. Questi sono i nostri box. Il suo mulo dovrebbe essere qua in giro. Buongiorno, Sam. Buongiorno. Quella è Occhi Tristi. È iscritta al Gran Premio, ma credo che per lei il nonno dovrà dichiarare forfait. Forfait? Ah, certo, è sempre conveniente. Conveniente? Sì, almeno uno sa prima quanto spende. Oh, ma lei fraintende, signor Sterling. Dobbiamo ritirarla dal Gran Premio. Purtroppo si è rivelata una grande delusione. Oh, mi dispiace. Ah, sì, molta velocità iniziale, però non tiene la distanza. Invece Granduca è l'opposto. Corre all'attesa, esce in fondo. Esce in fondo? Oh, ecco, vede, parte lento ma arriva veloce. Oh. Ed è strano perché sono fratello e sorella. Oh, ma allora è parente di Francis anche lei? Occhi Tristi, una cavalla puro sangue, parente di un mulo. Oh, sì, la sua prozia e la prozia di Francis erano... Davvero, signor Sterling? Senta, davvero, sa... Nonno, cosa c'è? Ho paura che Andromaca non potrà correre domani. Oh, no. Qualcosa di grave? Non lo sappiamo, non riusciamo a capirlo. A mio avviso, signorina, qui c'è una definita ossificazione nella cartilagine delle ossa dello zoccolo. Non condivido, per me si tratta di una flogosi dell'osso navicolare. Oh, ma è impossibile, dottor Marbury. Pare vi sia un fatto infiammatorio nell'osso scafoide che interessa tendine flessorio e sacca.
Oh, Sam, mi scusi, dove posso trovare Granduca? Signore, dove può stare il favorito se non nel box più bello del campo? Il primo, da questa parte. Ah, grazie. Prego. Francis! Oh, no! Oh, Francis, che gioia rivederti. Per le ali di Pegaso, credevo di averti perduto. Ero in pena per te, stai bene? Sto bene. Che fai qui nella stalla di Granduca? Hai idea di dove potrei trovarmi meglio? Che ne è di Granduca? Che ne è di Granduca? Io gli fornisco un genere di compagnia che non evade dall'ordinaria amministrazione. Lui mi fornisce la possibilità di vivere con lo stile che mi si confà. In altre parole, ragazzo mio, ho trovato una greppia e mi ci aggrappo. Ma dov'è Granduca? Porta accanto. Gli ho detto che come ospite mi aspettava la stanza migliore. Oh, non mi pare bello approfittare così dei parenti. Approfittare? Ma se Granduca è felice di sacrificarsi per i parenti, è anzi un vizio che gli dovrò togliere, ma solo quando avrò deciso di partire, il che sarebbe una buona idea per te. Qual è la buona idea? Che tu corra a casa a coda ritta e cerchi di riavere il tuo posto in banca. Ma credi di poter stare qui in eterno? E perché non can che fanno per Andromaca? Per il gran male che ha. Le riempiranno. Grazie della bella visita, Pitt. Oh, mandami una cartolina ogni tanto. Allora, se è così che vuoi. Beh, addio. Oh, vieni un po' qui. Fino a domattina non hai una corriera per partire. E dove passerai la notte? Ma io... Prendi una camera all'albergo Briar. È una cava di pulci, ma è meglio di quel pagliaio. Ora, Pitti, io volevo fare la mia siesta. La cucaraccia, la cucaraccia, ya non puede camminare. La cucaraccia, la cucaraccia. Questa allenirà il dolore. Scusi, no? Oh, signor Sterling, mi ero dimenticata di... Volevo ringraziarla per avermi portato qua giù. Scusi se l'ho lasciato solo, ma siamo tanto in pena per le condizioni di Andromaca. Oh, ma non è mica il caso, non ha niente di grave. Se lo dice a lei? Oh, ha solo una scheggiolina nel collo. Solo una scheggiolina nel collo, ma senti. Giovanotto, è un veterinario? Signor, sì, veterano di Birmania. No, no, dico se lei cura gli animali. Oh, no, no, signore, no. Scusi, abbiamo da fare. Un momento. Dottor Marbury, ha un paio di pinzette? Grazie. Guarda! Questa poi... Incredibile! Ah, signor Sterling, lei è grande! Ho passato tutta la vita fra i cavalli e non l'avevo mai visto niente di simile. Come faceva a saperlo? Ecco, io è che... La prego, non me lo chieda. Perché no? Io preferirei non dirlo, signore. Io... Signor Sterling, lei è grande. Signor Sterling, lei è grande. Signor Sterling. Lei è un fesso. Francis! Che tristezza! Come mai sei qui, Francis? Per gli istinti materni che devono annidarsi in me. Quanti soldi hai in tasca? Beh, 20 dollari e rotti. Quanti rotti? Ben pochi. Quanti? Beh, 20 dollari e 4 cents. Beh, non ci andrai molto lontano. Sai come si fa a scommettere su un cavallo? Perché? Perché tu hai bisogno di soldi e io te ne farò guadagnare un po'. Nella quarta corsa di domani, Andromaca è la favorita. Vuoi che scommetta su di lei? No, lei non vincerà. E come lo sa? È psichicamente depressa. Oh. Che cos'ha? È letteralmente partita, Andromaca, ormai per urlare all'interesse che potresti avere tu. E come lo sai tutto questo? Per la coda di mia zia Greta che vinse il derby. Ma cosa credi, che non sappia come si sta al mondo? Francis, vorresti dire che i cavalli discutono fra loro sulle corse? Primo uragano per sei lunghezze. Sì? Cinque giocate su uragano. E che numero è? Beh, metto uragano, non lo so. Numero 11. E undicesimo arriverà. Cinque giocate sull'11, 10 dollari.
Oh, signorina Travers. Ieri è scappato senza neanche darci il tempo di ringraziarlo. Questo è mio nonno, il colonnello Travers. Oh, piacere, colonnello. Il fatto più sorprendente a cui abbia mai assistito in vita mia, quello di ieri. Ah, giusto, come sta Andromaca? Oh, teso come un arco. Spero farà una piccola scommessa su di lei. Oh, no, signore. In allenamento ha battuto i tempi di tutti gli altri. Nelle ultime corse con il sopraccarico ne ha vinte 3 e in una si è piazzata. Santo cielo. È meglio che facciamo le giocate finché siamo in tempo. Sì, quanto vogliamo puntare? 200 vincenti? 200 soli? Va bene, allora facciamo 4. Ma signore, temo che se ne pentirà. E perché? Sì, Andromaca non vincerà questa corsa. È questione di opinioni, giovanotto. Le corse si reggono su questo. Oh, ma non è un'opinione. Un regalo arriverà prima per 6 lunghezze. E come lo sa? Andromaca non ci si metterà neanche. Ma scherza? No, e perché? Ecco, lei è psichicamente depressa. Psichicamente depressa? Mm? Una cavalla. Andiamo, cara. All'ultima curva conduce Andromaca per un'incollatura. Sì, bella corsa. Intendiamoci, Dainer, sarà anche tutto in regola, ma è stato molto strano il modo come ha azzeccato quella corsa. Oh, nonno, è stata una coincidenza. Può darsi, signorina, ma lo sapremo subito. Ehi, abbiamo fatto un gran bel colpo. Ah, sì, signore. Credo che dovrà venire con me a far due chiacchiere col capo. Col capo? Quale capo? Chi è lei? Che cosa vuole da me? Io non ho fatto niente, niente. Chi? Io? Lei. Ma senta, lei... E sapeva che Andromaca non avrebbe vinto. Sì, signore. E sapeva che Uragano avrebbe vinto esattamente per 6 lunghezze. Sì, sì, signore. Ha fatto 5 giocate su Uragano, capo. 5 da 100 dollari? No, da 2. $2? Sì. Come si chiama? Peter Sterling. Frequenta da molto i campi? Da ieri mattina. L'avevi già visto tu? Io no, capo. Fa il soffietto di professione? Come il capo? Signore. Il soffietto, la spia. Dove le prende le informazioni? Ma quale informazione? Perché era tanto sicuro che Andromaca non avrebbe vinto? Ecco, è psichicamente depressa. Che cos'è? Ecco, si è presa una cotta. Una cotta? Giovanotto, ma lei sta parlando di un cavallo? Oh, sì, signore. Depressa. Poche storie, dove vuoi andare a parare? Calma, Dainer. E la colpa è tutta di Bruto. Di chi? Andromaca si è innamorata di Bruto. Ora lui è alla monta e lei... Giovanotto, 10 anni al servizio segreto. 6 anni in questo campo e questa è la deposizione più ridicola che abbia udito. Senta, capo, me lo dia per 5 minuti solo. Un momento, signori. C'è stato al campo un cavallo che si chiamava Bruto. Ricordi, nonno, quel grosso stallone baio delle scuderie 3x3? Colonnello, ma lei non penserà che questo... Non so cosa pensare, Harrington. Quello che so è che la puledra non si è impegnata. Giovanotto, ha lavorato per le scuderie 3x3? Per chi, signore? Non può essere. Prima di oggi non l'avevo mai visto da queste parti. Allora come diavolo sapeva di Andromaca e Bruto? E chi le ha detto che Uragano avrebbe vinto? E chi le ha detto che avrebbe vinto per 6 lunghezze? Ah, chi glielo ha detto? Ecco, noi... Non posso dirlo, gliel'ho promesso. Vuoti il sacco a chi l'ha promesso? Non posso. Ma perché? Oh, ecco, ho promesso e non glielo posso dire. Va bene, giovanotto. Basta così. Me ne posso andare? Scusate, tante noie per me. Non vorrà mica lasciarlo andare, vero capo? Quel ragazzo è un matto dalle gare o è un grande attore? È a par tuo, Dainer, stabilirlo. Va bene. Ma secondo me quello ha del calcestruzzo nel cranio. Signor Harrington, se quel ragazzo fa parte di qualche giro, allora è tutto suo. Ma se dice la verità, avrei disperatamente bisogno di un uomo che capisce i cavalli come lui. Quindi, se non le dispiace, lo terrò d'occhio io stesso. Vieni, cara. Li conosce i cavalli, lei, eh? Ne ho conosciuto qualcuno. Non stento a crederlo, ne capisce l'umore, i capricci. Deve essere per questo che lei sapeva che Uragano avrebbe vinto. Quando uno capisce i cavalli di dentro,
le sente certe cose, vero, giovanotto? Ma io immagino. Sterling, voglio gettare le mie carte in tavola. Sono anni che tento di vincere il gran premio dei $100,000. Per anni ho solo buttato denari, ma quest'anno ho il favorito. Lo so, Granduca. Sì, ma questa volta non è solo una questione di prestigio. Ho fatto dei pessimi investimenti, ho perso molti soldi. Io ho bisogno della parte di premio che mi spetta. Io vorrei aiutarla, signora. Può aiutarmi. Se qualcosa andrà storta con Granduca, mi servirà l'aiuto di qualcuno che sappia che succede dentro i cavalli, cosa li turba mentalmente, cosa li secca. Ma... La prego, signor Sterling, vorrebbe dir tanto per noi. Mi dispiace, signorina, ma io... Davvero? Oh, no, ecco... Credi? Francis! Francis! Ah, no! Ma è un'illusione ottica questa! Shh! Un cavolo! Io credevo che tu fossi già arrivato a casa, ma non hai scommesso su Uragano? Sì, ho scommesso. E allora cosa ci fai? Io lavoro qui. Come? Ho detto che io lavoro qui. Ho detto alla signorina che si sbagliava per Andromaca e ora mi credono un esperto di cavalli. Viva la faccia dell'esperto. Potevo dire la verità dopo la promessa che ti avevo fatto? E non potevi rifiutare il posto senza dare nessuna spiegazione. Ecco, io ho cominciato, ma le hai mai guardato dentro gli occhi? Dentro gli occhi di chi? Mica di quella Travers, eh? Oh, è bellissima. Non è il mio tipo. Cosa devo fare, Francis? Quasi non distingo un cavallo da un somaro. Beh, io sì. Io saprei distinguere perfino un somaro da te. Allora non mi aiuterai? No, quella sottana ti ha cacciato in questo guaio. Lei ti ci tolga. Beh. Oh, signor Sterling, sentivo delle voci, ho voluto dare un'occhiata. Con chi stava parlando? Oh, con nessuno, io stavo cantando. La 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 la. Buonanotte, amore. Buonanotte, Francis. Buonanotte, Francis. In sogno ti vedrò. È il canto più parlato che abbia mai sentito. Lei, Rogers, sapeva benissimo quando mi anticipò quel denaro che non sarei stato in grado di renderglielo fino alla fine della stagione. Ma sì, lo so, colonnello, ma ho avuto anch'io un periodo di scalogna nera. Mi occorre il denaro subito. Non può aspettare altre 2 settimane fino al Gran Premio. No, non posso. La data qui sulla cambiale è in bianco. E ce la scrivo io adesso. Ma lei lo sa com'è il nostro lavoro, Rogers. Io non ho tanto liquido in questo momento. E allora non ha più neanche cavalli. In giornata verrò alle scuderie con gli autocarri e lo sceriffo. Spiacente. Buonanotte, signorina. Buonanotte, colonnello. Ebbe troppa premura di prestarmi quel denaro. Dovevo sospettarlo che mirava la nostra scuderia. Nonno, ci sono ancora i miei soldi. Perché non pagarlo con quelli? $25,000. Mi occorrerebbe 3 volte tanto. Io avevo contato sul Gran Premio. Sì, lo so, nonno, ma perché non compriamo solo Granduca? No, basta con i cavalli. E questo valga anche per te. Troppo ci ho messo per decidermi. Avrei dovuto farlo quando causarono la fine di tuo padre e del suo conto in banca. Ci sono già costati troppo. Cusino, c'è il signor Sterling. Avanti, Sterling. Grazie. Scusate se sono tornato tardi, ma temo di dovervi dare delle brutte notizie. No, non mi chiedete perché, ma devo lasciare il posto. Anch'io ho delle notizie per lei. Io non possiedo più cavalli e lei non ha più il posto. No, non farmi il solletico, lo soffro. Cos'è questo bagaglio? Oh, non lo so. Filibustiere. Filibustiere.
Oh, il colonnello era disperato. Mi dispiacerebbe tanto per la signorina e il colonnello. È meglio che tu prenda la valigia che ce ne andiamo da qui. Allora mi vuoi con te? Prendi la valigia. Regina di cuori. Regina di cuori. Ah, bene, uno sbirro e uno sceriffo. È proprio un piacere fare le cose legalmente. Forse è la prima volta che lei fa una cosa legalmente. Sempre in bene di scherzi il nostro signor Daimer. Ehi, Joe, prendi occhi tristi. Jack, vai nell'ultima stalla e prendi Granduca. Trattalo bene, eh? Oh, signor Rogers. Guarda questo cavallo, se la passa meglio di me. Se questo bastardaccio è il favorito, io sono il presidente. Ehi, pezzo di animale, non riconosci un cavallo da un mulo? Un mulo? Io credevo che fosse Granduca. Ma sia quello che sia, viene con noi. Avanti. Cammina. 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 Muoviti prima che ti rompa la schiena. Piglia la calma, durerai di più. Di che ti impicci, poliziotto del cavolo? Ehi, a chi l'hai detto, poliziotto del cavolo? Io non ho detto niente. Senti, un'altra insolenza e ti tiro giù gli orecchi fino all'altezza della cintola. Vorrei proprio stare a vedere. Ah, davvero? Vada a non provocarmi, perché io... Serio, non ho detto niente, non ho neanche aperto bocca. Va bene, esci di qui con questo mulo, prima che mi arrabbi davvero e ti spacchi in due. E in quanti ti aiuteranno? Va bene, l'hai voluto allora. No, fermo! Daimer, no! Sceriffo! Francis, stai bene, vero? Per la coda della zia Greta andiamocene presto. Entra in quella porta e sarai nei guai. Posso andarmene senza dirle addio? Non sarebbe educato. Mandale un telegramma cantato. No, Francis, è stata tanto gentile con me. L'ho messo nei guai una volta e ti ci metterà una seconda. Ma Francis... Signor Sterling? Io speravo che si fermasse prima di partire. Davvero? Ho bisogno di lei. E che cosa vuole che faccia? Ecco, vede... La prego. Ecco, signor Sterling, voglio che lei ricompri Granduca per conto mio. Ricomprare Granduca? Ma io ho solo $42.17. Oh, li ho io i denari. Crede che il signor Rogers ce lo renderebbe per 25.000? $25.000? Per un cavallo? Beh, io so che non è molto per il favorito del Gran Premio, ma è tutto quello che ho. Volentieri, signorina. Ma io... prego, hanno portato i nostri cavalli alla fattoria Buona Sorte. Lo troverà là il signor Rogers, se solo provasse a parlargli a nome mio. Ma signorina, io... Ma lei ha gli occhi castani. Ho sempre creduto che fossero verdi. Povero cocco. Ha detto qualcosa? Oh, no. Ecco, Francis. Oh, proprio me lo chiedevo quando avrebbe cominciato a chiamarmi per nome Peter. Ecco, io... Peter. Allora, Rudy, stammi attento. Tieni occhi tristi avanti al Granduca di 5 lunghezze. Bene, padrone. E tu? Trattieni Granduca o sorpasserai la puledra come se stesse ferma. Voglio semplicemente vederlo in azione. Andate pure. Bene, padrone. Beh, pare che bancarotto Mallory sia rientrato in affari. E il tuo nome non appare neanche sui bollettini. Così ad essere. Chi è quello? Ma non lo so, padrone. Ieri lo vide alle corse.
Caccialo via. Subito. Il signor Rogers? Sì. Permette, Peter Sterling, rappresento il colonnello Travers. Sì. Ecco, non rappresento proprio il colonnello, rappresento suo nipote e io, insomma, lei. Noi, ecco, noi vorremmo ricomprare Granduca. Sì? Ah, no, prima sento l'offerta, $25,000. $25,000? Sì, signore, sì. Neanche mezzo cavallo ti darei per tanto. Ah, ma non ne vogliamo mezzo, lo vogliamo tutto. Spolla, ragazzo, abbiamo da fare. Ma, no. Signor Rogers? Signor Rogers, se mi ascolto un momento... Ti ho detto fila. Ma io vede... Quel granduca è una cannonata. Sì, è una cannonata. Quel granduca è una cannonata, vero? Come l'ha distaccato l'altro cavallo? Granduca è quello di dietro, quella davanti ha occhi tristi. Oh. Non so perché il colonnello creda tanto in granduca. Non sta dietro neanche a occhi tristi. Senti, ragazzo, io non so perché perdo tempo a spiegartelo, ma questo Roger, è... Roger, sembra che abbiamo svelato il nostro piccolo segreto. Segreto? Questo giovane qui pare abbia l'occhio clinico per i cavalli. Oh, me l'hanno già detto. Soltanto un esperto potrebbe giudicare a prima vista che quella di granduca è una fama usurpata e che occhi tristi gli è di gran lunga superiore. Oh, io non sono mica un esperto, no. Giovanotto... Quella somma che ha offerto al signor Rogers è immediatamente disponibile? Oh, sì, signore, ce l'ho qui, proprio con me. È in contanti, pronta cassa. Signor Rogers, si dà il caso che io sia un vecchio amico del colonnello Travers e... Ah, davvero? Sì, e se lei riuscirà a trovare il mezzo per andargli incontro, gliene sarò grato. Ecco, vorrei favorirvi entrambi, signori, ma... E perché non andate tutte e due in ufficio, signor Rogers, e discutete l'affare? Ma io... Ricordi, è un favore personale. Benissimo. Allora vogliamo andare, signor Sterling? Andiamo. No. No, ormai ho deciso. Appena avrò liquidato tutto il personale, metterò in vendita la scuderia. Qualcosa potrebbe farti cambiare idea? No. Non cambierò niente. Noi ci allontaneremo dai campi di corse con la massima velocità. Eccolo! Chi arriva? Oh, nonno, c'è una sorpresa meravigliosa! Non sono in vena di sorprese. Oh, ma per questa lo sarai! Abbiamo nuovamente Granduca! Ma non capisco! L'ho comprato io! Nonno, è l'unica volta che ti ho disobbedito, ma ho dovuto farlo! Immagino che per questo dovrai arrabbiarmi con te! Ma Granduca è tornato! E ora vinceremo il gran premio e apriremo un'altra scuderia più grande e più bella di questa. Non so come sia riuscito a convincere il signor Rogers. Oh, Peter, lei è grande. Oh, sciocchezze. Indietro. Granduca? Ma questo non è Granduca, questo è Occhi Tristi. Sicuro, voi la sottovalutate. Peter, non avrà comprato Occhi Tristi? Oh, sì, e vedete. E dov'è Granduca? Beh, se lo tiene il signor Rogers, ma in confidenza quel cavallo vale la metà di questo. So io quale valga di più, li ho allenati tutti e due. Sì, ma l'avesse visti correre nella pista, Granduca non riusciva a stare dietro Occhi Tristi. E il signor Rogers ha detto Rogers? Che sì. Quanto ha pagato Occhi Tristi? Gli avevo offerto $25,042 e... $25,000? $42.17, ma alla fine me l'ha lasciata a meno. A quanto di meno, eh? $42.17. Sterling, se questo volesse essere uno scherzo... Ma no, signore, ho la ricevuta e tutti gli altri fogli qui. Ah, no. E non l'avrà già firmato per lei? Ma come ha potuto? Ma voi non capite, Granduca ha una gran reputazione, ma Occhi Tristi... Alle corte, qual è il suo gioco? Gioco? Già, si poteva comprare in una corsa a vendere per $200. E quanto ha preso da Roger? Ma niente, io credevo di fare un affarone da... Se ne intende troppo lei di cavalli per non aver agito in malafede. Sentiremo che dirà la polizia. No, colonnello Travers. No, aspetti, lei... Ma io... Bastito un bel affaruccio con il signor Bancarotta Mallory. Bancarotta? Ma non conosco nessuno che si chiami così. A chi la racconti? Ti ci ho visto insieme.
Da quant'è che lavori per la Congrega? Congrega? Ma io non lavoro per nessuno. Ah, no, Beh, ho il presentimento che lavorerai per lo Stato nei prossimi 10 anni. Ma io non ho fatto niente. Lei ci crede, vero? Sì, sarà meglio che facciamo un altro discorsino. No, aspetti un momento. Posso provarle che non conosco né giocatori né Congreghe. Io posso provare che non so niente. Ho un testimone. E questo è il testimone? Sì, signore. Francis? Ma a chi stai parlando? A Francis? È il mio testimone. Ora vuoi dire a questa gente che io non so niente né di corse né di giocatori? Ma questo qui è toccato. Prego. Vedete, devo spiegarvi. A Francis non piace parlare davanti a degli estranei. Ma signora Sterling, non vorrà mica dirci che il suo mulo parla? Sì? Come le sto parlando io adesso? Ecco, ha la voce un po' più profonda. Senti, non capisco che razza di trucco sia questo, ma tu ora vieni con me dal capo. Oh, via, Francis, di qualcosa, mi vuole riportare dal capo. Questo è ridicolo. Francis, mi devi aiutare. Senti, pensa da quanto siamo amici. Pensa a quello che abbiamo passato insieme. Oh, ti darei un calcio nel... Su, Francis, non fare il muro. Di qualcosa. E lo dico io. Tu ed io ce ne andiamo, addio. Signor Damer, potrei parlare un momento qui fuori con lei e il nonno? Va bene. Senti, furbone, non provarti a fare scherzi perché io sono qui fuori dalla porta. Ah, chiudi quella porta. Ah, parli adesso. Cos'è questa storia di te e il capo? Mi servono subito $25,000. Quanti? 25,000. Ah, allora avevo capito bene. Se non restituisco il denaro mi manderanno dentro. Divertiti. Ho sbagliato cavallo, ho comprato occhi tristi invece di Granduca. Buona, piccola svista del tutto trascurabile. Ah, non parlare con la bocca piena. Ma non ti hanno insegnato niente i tuoi genitori, no? Tu uno sbaglio, ero convinto di far bene. Ah, torna qua. Allora mi aiuti? Senti, potresti tener buono quel poliziotto per un paio d'orette? Beh, e perché? Quanta vena hai? $42.17. Ora ti rifilerò una martingala di 7 cavalli. Martingala di 7 cavalli? È roba buona? C'è roba buona. Senti, tu scommetti $40 vincente sulla prima corsa e poi quello che hai vinto lo scommetti tutto sulla successiva. Continui a scommettere e alla fine della 7ª corsa avrai i 25,000. Ce l'hai un lapis? Sì, sì. Va bene, allora un scrivi. Momento, aspetta, vai. Vincente nella prima, Mitridate. Nella seconda, Pancio. Seconda corsa, quarta Pancio. Corsa. Quarta. E la terza dove la metti? Ah, saltala, quelli cervellati dei 2 anni non lo sanno neanche loro chi vincerà. Oh, vincente nella quarta, Stravagante. Senta, signorina, io ho per gli ex combattenti il rispetto che meritano, ma non per questo scuso lui. Ma non capisce, prendere tutte quelle medaglie in Birmania e poi andare in ospedale tutte quelle volte, beh, potrebbe avergli lasciato il segno. Lo dicevo io che quel ragazzo aveva qualcosa di strano. E io ancora non credo che abbia fatto una cosa simile a ragion veduta. Beh, Francis, se la pensi così, credo che dovremmo offrirgli la possibilità di renderci il denaro. Se poi non lo rende, faremo i nostri passi. Primo nell'ottava è Barba Blu. Hai scritto? Ma come sai che vinceranno proprio questi? Equinform. Equinform? Servizio informazioni equine, sì. Conduce Stella Cadente, segue Tempesta, terzo Lucifero. Conduce Stella Cadente, Tempesta, Lucifero e Ciclone seguono in gruppi distanziati. Mitridate sta rimontando a forte andatura. Sorpassa il gruppo e alle spalle di Stella Cadente. Mitridate e Stella Cadente testa a testa. Ancora la prima non è finita. E tutti si stringono intorno al vincitore. Mitridate è arrivato seconda Stella Cadente, terzo Lucifero, quarto Tempesta, al quinto posto Ciclone. Oh. Ti va bene oggi, eh? Sì, signore. Ecco, siccome il colonnello è stato tanto scemo da darti 24 ore, invece di perdere tempo qui, perché non cerchi di trovare i 25,000? Beh, è quello che sto facendo. Pancio e Saltapicchio. Ed ora è qualcosa? Pancio che conduce per una lunghezza. No, sto aspettando. Per una lunghezza e mezzo. Primo Pancio per 3 lunghezze. Secondo Saltapicchio. Terza Clarabella. Quarto Maraviglia. Thank you.
Attenzione, prego. I cavalli vanno allo starter. E sulla terza corsa non scommetti? No, no, signore. E perché? Non lo sanno neanche i cavalli chi la vincerà. Sicuro. I cavalli? Attenzione, prego. I cavalli si portano in canter alla partenza. In gruppo, Gelsomino, Stravagante, Mistero, Calippo è tornato. La corsa non è ancora finita. Testa a testa, lo Stravagante so. E Mistero. Si stringono intorno al vincitore, Stravagante. Secondo ora sì. Calippo, terzo Tornado e quarto Mistero che non ha tenuto. Un momento, Donald, vediamo queste giocate. Va bene. 1000, 1050, 1100, 1150. La quinta non è neanche cominciata. Ma lo sa. Quattromila, cinquemila, 5.500 e 80. È incredibile. Io gli chiedo, gli dico, com'è che non scommette sulla terza corsa? Lo sa che mi risponde? Dice, questa neanche i cavalli sanno chi la vincerà. Sei sicuro che non abbia parlato con nessuno? Soltanto con me? Con nessuno. E ha già imbroccato 6 vincenti. Sarà meglio riparlare con questo giovanotto. Lo credo, capo. Glielo dico io, quello è toccato. 20.000, 21, 22. Non credevo che avrebbe vinto Barba Blu. 23, 24, 25.000. 1, 2, 10, 20. 25.220 dollari. Grazie. Dovere mio. Sento che ha puntato su qualche corsa oggi. Su 7, signore. Quante volte ha vinto? 7, signore. Però non ha scommesso sulla terza, perché? Ecco, Francis ha detto che quella neanche i cavalli sapevano chi la vinceva. Francis ha detto? Mica quel Francis che ho visto nella stalla. Tu stai zitto, Damer. Chi è Francis e signor Sterling? Ecco, Francis è... Io non glielo posso dire. Glielo dico io, capo, e se ne farà di risate. Ti ho detto di stare zitto. Questo Francis è uno degli uomini di Mallory? Oh, no, signore, non è l'uomo di nessuno. E perché non può dire chi è? È perché non mi crederebbe. Prima ci dice che Andromaca è depressa e che Uragano vincerà. Oggi imbrocca 7 cavalli vincenti. Parli, crederò a tutto. A tutto? A tutto. Ebbene, Francis è un mulo. Gliel'ho detto che questo è un pazzo. Lei ha detto mulo? Sì, signore. Oh. Me lo lascia lavorare un po'. Che specie di mulo? Un mulo intelligentissimo. Un mulo intelligentissimo. Vediamo di riordinare le idee. Lei sostiene che questo mulo le dice le cose? Sì, signore. Oh, uno solo, capo, glielo rimetto a nuovo. Com'è esattamente che questo mulo le parla? Che vuol dire, signore? Dico, parla come io parlo ora, lei nella nostra lingua? Nella... Oh, sì, 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 signore. Oh, questo il cervello l'ha dato all'ammasso. E questo mulo, questo Francis, le consiglia i cavalli? Sì, signore. Ah, vedo. Penso che lei si creda molto furbo. Oh, no, signore. Allora pensa che siamo dei pezzi, che può metterci tutti nel taschino. Ma cosa ha in testa, giovanotto? Glielo dico io che cos'ha lei. È un impertinente o un pazzo, o l'uno sì, e l'altro. Sì, signore. Io non so quale sia il suo gioco, ma finirà a costo di dar fondo ai fondi dell'Unione Ippica. Fino all'ultimo centesimo, è chiaro? Ma lei non... Ora fuori di qui, allora, fuori! Io che... Non perderlo d'occhio, neanche per un secondo. Bene, capo. Gli starò appiccicato come la coda al suo mulo. Ehi, hey, Francis! Sì. Ce li ho! Ma com'è che ci hai messo tanto? Mi avevano arrestato di nuovo. Perché? Volevano sapere come ho fatto a vincere sempre. E glielo hai detto? E che cosa potevo fare? Lo so. Quanti soldi hai dentro quel sacchetto? Ci sono 25.220 dollari. Oh, e i 10 cents. È meglio che tu vada dal colonnello a ricomprare gli occhi tristi. Ricomprarlo? Che pensavi di fare? Dargli i soldi e lasciargli anche il cavallo? Ma che ne faccio di una cavalla da corsa? Ah, con quella non lo so. È ancora iscritta al Gran Premio, vero? Sì. Poiché l'abbiamo sulla groppa, tanto vale vedere se ci riuscisse di farla vincere. Noi? Noi chi? Beh, voglio dire che questa cosa la faremo insieme.
Ho un progetto per quella puledra. Pagate! Arriva qualcuno dalla porta di dietro! E riporta quel cavallo! Buonasera. Salve, mulo. Che ti piace nella quinta di domani? Io che parlo con un somaro, devo aver perso qualche rotella anch'io. Sei tu, Francis? E quell'idiota sostiene che tu sai parlare. Di qualcosa. Dimmi di quei sette vincenti. Ehi, capo. Chi ha parlato? Io. Oh, ma è vero. Ma tu parli davvero, ma... Capo, no, sono io. Damon? Una parola che ti scappi di questo, una parola sola e ti faccio... Oh, capo, oh mio, non si arrabbi. Ho fatto la stessa cosa anch'io. Anche tu? Oh. Ma quello ci fa diventare pazzi come lui. Usciamo di qui. Eccole. $25,000. Non ci potevo credere, Sterling. Non ci potevo proprio credere. Sicché sette vincenti, eh? Sì, signore. Ora prenderò occhi tristi e me ne andrò. Mi sembra troppo impaziente di prendersela. Oh, no, signore, lei ha detto... Non è per caso che la giudica un'ottima puledra che può vincere il Gran Premio? Questo non saprei proprio dirlo. No, Però sapeva qualcos'altro. Magari di qualche piccolo trucchetto combinato dal signor Mallory. Nonno, penso che siamo stati molto ingiusti. Io credo che Peter prima di ieri non avesse mai visto il signor Mallory. Allora lei ci crede, vero? Peter, lei sa cosa significhi per noi vincere il Gran Premio. Pensa che Occhi Tristi abbia qualche probabilità? Oh, io ne sono sicuro. Cosa le dà questa sicurezza? Ecco, la prego, non me lo chieda. Se lei crede che possa vincere, ci aiuterebbe ad allenarla? Ma io non me ne intendo di cavalli. Sette vincenti, $25,000, osa dire che non se ne intende. Mamma mia, fossi io ignorante come lui. La prego, abbiamo bisogno di lei. Oh, mi dispiace, signorina, ma io vorrei, ma non posso. Davvero, se ci fosse proprio la... Beh, prima di accettare il posto, io devo interpellare qualcuno. Interpellare qualcuno? Oh, sì, signore, ho promesso. E a chi ha promesso? Non posso dirglielo. Perché no? Beh, perché ho promesso. Ora, se vuole scusarmi, vado. A domani mattina. Oh, buonanotte, colonnello Travers. Buonanotte. Quel ragazzo non mi convince. Sterling? Sì, signore. Un amico desidera vederti. È come immaginavo. Cosa? Sterling insieme a due degli uomini di Mallory. Buonasera. Oh, signor Bancarotta, non me l'hanno detto che era lei. Grazie per essere venuto, caro Sterling. Veramente non ci sono venuto. Questi due... Ah, vado sempre a prendere i miei invitati. Grazie, signori, non c'è altro. Signorina Chantecler... Le presento il signor Sterling. Tanto piacere. Oh, il piacere è mio. È molto più giovane di quanto immaginassi. Oh no, ho davvero più anni di quelli che ho. Voglio dire che... E lei, mia cara, offre un bicchierino, signor Sterling. Subito. Oh, no, grazie, non posso restare. Ho già un appuntamento. Aspetti, signor Sterling. Si sieda. Ho da farle una proposta. Mi dispiace, ma io... Una proposta? Sì. Si sieda. Dato che conosce il mio soprannome, signor Sterling, suppongo conosca anche la mia professione. Dicono che è un giocatore. Oh, è leggermente inesatto. Io sono un agente di cambio.
Con tutta modestia, io sono fra i meglio affermati. Ne ho conosciuto un altro quando ero in banca. Ma tratto un particolare tipo di investimenti. Io speculo sui cavalli. Sui cavalli, anzi, destinati a vincere. Beh, questo è quasi come giocare. È proprio giocare. Non quando si hanno delle buone informazioni. Però sembra che ora io abbia un rivale che possiede fonti di informazione migliore delle mie. No, grazie. Davvero, signore? E chi è? Lei, signor Sterling. Chi? Io, signore? Sì, sì, così io sono pronta ad offrirle una cointeressenza nella mia organizzazione. Una cointeressenza? Con le sue informazioni e le mie aderenze potremo guadagnare delle cifre enormi, enormi. Ma io ce l'ho già il posto col colonnello Travers, prendo $75 la settimana. Credo che con me potrà partire da qualcosa di più. Diciamo da $1,000 la settimana. Oh, è uno sproposito. Tutte le settimane? E tutto il suo lavoro sarà dirmi dove prende le informazioni. Ma quali informazioni? Sui cavalli, signor Sterling. Su chi saranno i vincenti. Oh. C'è qualche ostacolo? Temevo che me l'avrebbe chiesto. Oh, andiamo. Se dobbiamo essere soci, devo sapere. Oh, io vorrei dirglielo, ma non posso. Ma io posso garantirle ed in modo assoluto piena protezione. Oh, no, signore, non è questo. Allora cos'è? Ma tanto non mi crederebbe. Oh, sciocchezze, 7 vincenti su 7 corse. Per la miseria, crederei a tutto. No, io non credo. In poche parole, non vuol dirmelo. Deve proprio saperlo? Dove, signor Sterling? Dove attinge le sue informazioni? Beh, me le dà Francis. Chi? Francis. Francis chi? Beh, Francis il mulo. Ha detto proprio mulo? Sì, signora. Oh, davvero, signor Sterling? Zitta. Che specie di mulo? Ecco, beh, è un mulo regolare, sì. Eravamo amici sotto le armi. Vuole darmi a bere che prende le sue informazioni da un mulo? Sì, signore. E che lui le parla? Sì, signore. Oh. Uno di noi è pazzo, signor Sterling, e sono sicuro di non essere signore. Io. Ora basta con le storie. Chi gliele dà le informazioni? Ecco, che cosa l'avevo detto? Nessuno ci crede, ma è la verità. Furbo lui. Beh, se non vuol rivelare la fonte delle informazioni, sono sicuro che almeno non si rifiuterà di passarmene un paio. Stasera rimarrà qui da me e domani sarà mio ospite alle corse. Oh, non posso, l'appuntamento... Per parlare col mulo, immagino. Oh, sì, signore, vede, gli dovrò spiegare... La consiglio di cambiare tattica, signor Sterling. Allora, biondo, cosa ti va? Eh? Oh, un panino imbottito col salame. Cosa ti va nella prima? Chi vincerà? Ah, non ho idea davvero. Ah, non ne ha idea lui. Il padrone ha detto che li imbrocchi e tu imbroccali. Ma... Melisenda. L'hai visto anche tu? Sì, l'ho visto, sì. Hai detto Melisenda? Ma sei un brocco. Io credevo che fosse una cavalla. Il padrone sa quello che si fa. Su, portiamola a puntare. Dove credi di andare? E non avete detto che devo puntare? Allo sportello da $2, vuoi scherzare? Trentadue giocate sul numero 6. 32 giocate? Comincia a scucire. Sul numero 6. Quanti? 32. 32 sul numero 6. Ce la voglio mettere anch'io un pezzo da 5 sul numero 6. Scusami. Il primo Gringo, seconda Antinea, terzo Raffica e il cavallo che sta arrivando adesso è Melisenda. Buonanotte. Melisenda. Il padrone salterà per aria. Quando gli ho telefonato di Melisenda ha detto che ci avrebbe puntato $10,000 anche lui. Ti auguro che sia stato uno sbaglio, biondo. Sì, signore. 40 giocate sul numero 9. Senti, bello, sarà meglio che pirata vinca o ti troverai in mezzo a un oceano di guai. Sì, signore. Ora molla 4,000.
4.000 sul numero 9. 4.000 sul numero 9? Alla seconda curva conduce Zeppino, seconda Creo, la terza Texas. Ed ecco che... Forza, ora pirata, forza, dagli, dagli, rimonta, guardatelo, guardatelo, forza pirata, guardatelo, guardatelo. Si è fermato. Primo Zeppino, seconda Creola, terzo Texas, al quarto posto impaziente. Io non riesco a capire, capo. Ieri azzeccò 7 vincenti, oggi ha azzeccato 7 perdenti. Sta per partire l'ottava, torna fuori a vedere. Han giocato solo $2 in questa. 200? $2, quanto gli era rimasto. E con $2 sono rimasto anch'io. Allora la martingala di ieri è stata una combinazione. Mi si allegano i denti se pensa a quel che farà Mallory a quel ragazzo. Dicono in giro che ha già scommesso $200,000. Beh, questo non riguarda noi. Per conto mio il caso è chiuso. Va bene, capo. Ma quel ragazzo deve essere toccato. Li riprende! Forza! Li riprende! Rimonta! Rimonta! Forza! Che dici? Lo ammazziamo adesso? Forse il capo ha qualche altra idea. Ha vinto, ha vinto! Ve l'avevo detto che vinceva! Lo sai cosa frutta una giocata da $2? Ci hai guadagnato 40 cents. Sì, sì, ma ho imbroccato una vincente. Certo, l'hai imbroccato. Il capo vorrà dividere la vincita con te. Vieni. Mi sei costato $200,000, ora parla. Ah, sì, di che vuole che parli? I 7 cavalli perdenti in fila. Ma è stata colpa sua? Colpa mia? Non mi ha fatto andare da Francis. Ricominci con la storia di quel muro? Sì, signore. Temo che finirai in fondo al fiume con un paio di babbucce di cemento. Sì, sì, la porterò da Francis. Da chi? Così potrà parlargli lei stesso. Io? Roy Mallory che parla con un mulo? Non riesco a vedermici. Dunque, è qui che prendi le tue informazioni? Sì, signore, questo è Francis. Avanti, fallo parlare. Ciao, Francis. Ciao, Francis. Se ti ha risposto, non l'ho sentito. Infatti. Francis, questo signore è il signor bancarotta Mallory. Sono dovuto venire, ora devi fargli sentire che parli. Via, di qualcosa, Francis, ti prego. Beh? Francis, se non hai mai fatto niente per me, fallo ora. Solo un piccolo sì. O anche un no. Qualche volta fa così. Qualche volta? Francis, pensa a quello che abbiamo passato insieme. Vogliono farmi le babucce di cemento e gettarmi nel fiume. Forse è dura d'orecchi. No, 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 mi sente come? Che testone, ecco cos'è. Francis, ti invito a dire qualcosa. Lo dico io qualcosa. Ho gettato $200,000 per un pazzo. Ma io le dico che Francis parla. Ti affiderò alle cure di un paio dei miei ragazzi. Lei non farà uccidere uno perché è pazzo, eh? È perché ti reputo un irresponsabile che ti voglio dare un piccolo consiglio amichevole. Lascia la città finché sei ancora tutto d'un pezzo. Sembrava un po' alterato. Alterato? Mi vuole ammazzare. Ma perché? Abbiamo perso un poco le corse oggi. Abbiamo? E quanto ci hai lasciato? Beh, tutti i 25.000. 25? Oh, i miei poveri nervi. Francis, vorrei tanto essere morto. Lo sai che farò? Ci verrò sopra. Pete, vedi un po', ci deve essere un sacco dentro quella greppia là nell'angolo. Un sacco? Perché farne? Ma tiralo fuori. Dirti le cose più inaudite nei momenti più inauditi. Già, Ci sono birra e whisky. Ah, i garzoni di stalla non rischiano mai di restare all'asciutto. Ora, Pete, figliolo mio, portami un secchio. E a cosa ti serve un secchio? Per berci dentro. Attaccarsi alla bottiglia è da maleducati, non lo sai? Ma, Francis, tu bevi? Dopo 7 anni di naia? Avanti, messi. E con cosa l'apro? Mettiti in coda. Come in coda? Sì,
cammina, cammina. Dietro a te. No, vado dall'altra parte, io sono mancino. Va bene? Abbassa l'alzo. Pezzo pronto? Fuoco. Centrato! Lo chiameremo il bicchiere della stalla, Pete. Francis, tu credi che dovrei... Salame, mesci, mesci. Che, ti fermi adesso? Ancora? Sì, quello non basta a bagnarmi il becco. Ancora. Stesso posto? Stesso posto. Pezzo pronto. Fuoco. Pronto. Fuoco. Forza, mesci. Così va bene. Sì. Beh, non mi fai compagnia? Francis, lo sai che non bevo. Oh, fatti coraggio. Acchiappa una bottiglia. Ti vorrebbero delle patatine fritte. Beh, perché fai quella faccia? Che gioia sollazzo del cuore, con l'acqua ci annaffia il giardino, ci spruzza la pianta di fiore. Con l'acqua ci annaffia il giardino. Francis, sei partito. Ma io non capisco perché ne hai bevuto uno solo, no? Sei tu che sei partito. Ma non essere ridicolo. Cretino, Pete, sei un caro ragazzo. Io e tu siamo uno. Non potremmo mai e poi mai separarci, no? In vino veritas. Senti, Pete. Che c'è da ridere? L'idea di Occhi Tristi che vince il gran premio dei $100,000. Pete, perché non stai fermo quando ti parlo? Ma io sto fermissimo. Non mi interrompere. Sì, signore, Occhi Tristi ce lo farebbe a vincere quella corsa se volesse. Ma, pardon, non vuole. Perché non vuole? Vedi, ha un complesso di inferiorità. Arrivo sì, ma qui. Senti, dimmi. Sterry! Peter! Oh, salve, colonnello, signorina. Chi c'è qui con lei? Oh, ma nessuno, tranne Francis. Mi dispiace, stamane non sono venuto, ma... Che fa lei qui a quest'ora? Cos'è tutto questo bacano? Sono venuto a trovare Francis. Giovanotto... Ha 2 minuti per prendere il suo mulo ed uscire dalla mia scuderia. Oh, ma le devo dire una due cosa. 2 minuti! Sì, sì, signorina, lei mi deve ascoltare. So come Occhi Tristi potrà vincere il Gran Con Premio. Con i suoi imbrogli non ci interessa. Beh, Francis non fa imbrogli. Si sta riferendo a quell'animale? Sì, signore, ha già un piano. Ha un piano lui? Che controsenso è questo? Non è un controsenso. Controsenso sarà lei. Chi ha parlato? Chi ha parlato? E non si scalmani, colonnello. Sono stato io. Non posso crederci. Ah, no? Signori. Avanti, si muova, colonnello, le dia un bicchiere d'acqua. Sì, signore. Sì, signore. Sì. Signorina, si sente meglio? Si sente meglio? Ma sicuro che si sente meglio. Con l'acqua ci annaffia il giardino. Ecco, vedi, cara. Ci spruzza. Non ci credo, certo. È impossibile. Lei è ventrino. Oh, no, signora. Qua, dammi qua, avanti. Perché? Lei beva, forza, così. Ora avanti, Parla mentre lui sta bevendo. Beva, ora che lui sta bevendo. Avanti, parla, ti sfido. Ma cosa diavolo vuole che le dica? Pardon. Parla davvero. Senta, signorina, svenga un'altra volta e io non alzerò uno zoccolo per aiutarla. Sta di fatto che io... Francis! Francis! Che è successo? Che cosa?
Francis si è sborniato. La mia testa. Francis, ti senti meglio? Smetti di gridare. Sì, sta meglio. Sicuro che sta meglio. Toglimi dalla testa questa porcheria. Ci hai tenuto su tutta la notte. Che giorno è oggi? Martedì. Martedì, porca sellaccia. Se devo salvare la situazione, prima comincio e meglio sarà. Due occhi tristi. Oh, le è cascata la lingua, colonnello! Qui nel box accanto, nel box centrale. Andiamo. La mia testa. Andiamo! Bene, eccola. Ecco, e ora, Francis? Occhi tristi, sta benone in complesso. Solo che soffre di timore reverenziale. Timore come? Tutte così le femmine nei riguardi dei fratelli. È convinta che non può battere Granduca. E questo provoca in lei un complesso di inferiorità. Beh, e tu cosa farai, Francis? La psicoanalizzerò. Psicoanalizzare un cavallo? Beh, e con le persone non si fa? Beh, ora levatevi dai piedi. Ehi! Si può? Buongiorno, signora. E ora, occhi tristi, cara cugina, tu e io faremo un bel discorsino riposante. Io sono tuo amico e ti voglio aiutare. Se ti adagiassi come un bambino nella culla e appoggiassi la testa su quel fieno, bravo, mettiti giù. Ah, così. Ora abbandonati, chiudi gli occhi e respira profondamente, lentamente, e ascoltami. Ti senti comoda? Ora voglio che tu torni indietro, fino alla tua infanzia, indietro, fino alla tua prima poppata, indietro. Ora io ho bisogno di bere. Ti faccio una limonata, nonno. Su, racconta tutto, racconta tutto al dottor Francis, Luca. Stia attento, signor Sterling. Sì, sì, starò attento. Ricorda, piccola, si vince col cuore. Un cavallo che non vuole essere battuto non può essere battuto. Francis, l'hai ispirato abbastanza. Lasciami fare. Ora, ti prego, ricorda quel motto. Volli, sempre volli, fortissimamente volli. E ora partenza. Yuhu! Sapete una cosa, altre due sedute e quella scema di puledra farà la pista con un salto solo. Scusami, Francis, ma io credo che tu la stia sforzando troppo in allenamento. Colonnello, se lei non approva i miei metodi, io mi licenzio, eh? Io cercavo solo di rendermi utile. Allora è meglio che si metta in cerca di un buon fantino. Io credevo che Occhi Tristi la montasse Pitt. Nel gran premio dei $100,000? Ma figuro là non reggerebbe neanche un giro di giostra. Ma io pensavo che... Oh, sono io che decido. Perdincina. Signor Sterling. Mi hai spaventato. Sono venuto perché non ero tranquillo per Occhi Tristi. Siamo tutti un po' nervosi alla vigilia di una grande corsa. Io stanotte dormo qui. È meglio aver paura che buscarmi. Oh, bravo, hai fatto bene. Lo sa, signor Sterling? Oggi l'ho vista al lavoro. E se mi permette di dirglielo, non avevo mai visto nessuno andare a cavallo come lei. Ah, no? Sì, signore. Se l'è creato da sé quello stile. Beh, deve essere un dono di natura. Ma io piuttosto che dono lo chiamerei uno scherzo di natura. Occhi Tristi al Gran Premio, chi l'avrebbe immaginato? È stata l'idea di un paio di persone.
Taglia il tendine della gamba di dietro. Lo so io cosa fare. Sgancia quell'affare e leva di mezzo quel somaro. Vieni, vieni. Ehi, ehi! Polizia! Come funziona quest'accidente? A tutte le auto, a tutte le auto! Qualcuno ha chiamato la polizia. Tutte le auto alla stalla 1, correte! Squadra volante, aiuto! Polizia, aiuto! È stato il somaro. Fermi! Fermi! Fermi lì, giù la pistola! Avanti, andiamo! Dottore, ora mi dica... No, Sterling, ora no. È più di un'ora che sono là dentro. Andrà tutto bene, Pete, ne sono sicura. È solo un mulo, ma per me era come una madre. Il migliore di tutti gli amici. Che farei senza di lui? Ci vada piano, dottore. La prego, dottor Marbury, mi lasci fare. Ma certo, dottore. Scalpello. Scalpello. Ma che sta facendo? Scava una fogna? Forse lei saprebbe far meglio? Mi creda, dottor Quimby, io non ho detto. E mostrati che tampone. Il proiettile. Sutura. Oh, ma lei cos'è, un dottore o un macellaio? E va bene, dottor Marbury. Può continuare lei. No, no, dottor Quimby, io insisto. Insisto io. Volete decidermi voi due, mani scalchi? Non può essere. Impossibile. Lo credete voi? Dottore, come sta Francis? Lui sta bene, ma noi abbiamo inalato troppo etere. Francis, ti senti bene? Ah, ci puoi giocare la camicia che sta bene. Ho avuto tanta paura di perderti. E piantala, non asfissiarmi di smancerie. Siamo stati tanto in pena, Francis. Se c'è qualcosa che possiamo fare per te... Sì, c'è una cosa che puoi fare per me ora. Tutto quello che vuoi. Mi tolga quella zampa di sulla coda. Ha istruzioni speciali da darmi? No, lei sa che tipo di corsa sta percorrere. Lei sa? Chi lei? La cavalla? Ecco, lo capisce istintivamente. Spero che abbia ragione lei. Dall'aria non si direbbe. Sterling, ci potremo fidare di Francis. Non sono tranquillo per occhi tristi. Cosa pensi che abbia, nonno? Non riesco a capirlo. Sono stato tanto addosso, ma ha riperso il brio. Sarà meglio andare subito da Francis. Beh, immagino che non sarete venuti qui per parlare della mia operazione, eh? Francis, siamo nei pasticci. Occhi tristi a qualcosa che non va. Quella sciocca puledra soffre di timor panico. Timor panico? Il gran premio è una bella emozione per un cavallo. Francis, tu devi fare qualcosa. Vi devo fare anche la corsa. Ti prego, Francis. Sei tu l'accompagnatore? Che cosa sarebbe? Che intenditore. È quello che accompagna il cavallo alla linea di partenza. Occhi tristi non ne ha mai avuto bisogno. E
Per questa corsa ci vorrà. Attenzione, prego, signore e signori. I cavalli sono ora in pista per il gran premio di $100,000 aumentato a 125,000. Ecco i cavalli che si avviano alla partenza. Notiamo qualcosa di molto insolito, signore e signori. In qualità di accompagnatore, un mulo accompagna Occhi Tristi fino ai nastri. Ma è un mulo, quello? Io direi di sì. Irregolarissimo. Sono membro dell'associazione delle corse da 11 anni e non ho mai visto un mulo come accompagnatore. E neppure io. I cavalli hanno raggiunto la linea di partenza e adesso vengono guidati a mano uno per uno dagli assistenti starter e si portano in posizione per questo gran premio di 1,25 miglia. Occhi Tristi appare irrequieta oggi. Non ho mai visto Occhi Tristi con tanto zenzero. Ci vedo poco chiaro. È stato dato il via ed eccoli partiti. È balzato subito in testa Occhi Tristi. Secondo segue Radames, terzo Trappola, quarto Seneca, quinto Fantasma e poi Granduca con Fortunello e Oklahoma. Forza Occhi Tristi! Alla grande curva principale Occhi Tristi ha già un vantaggio di ben 6 lunghezze. Radames è secondo per una lunghezza, Trappola terzo per mezza, quarto Seneca per un'incollatura, poi viene Granduca. Entrando nella dirittura di fronte Occhi Tristi, che ha ancora saldamente in mano la situazione, conduce per 8 lunghezze. Secondo Seneca per 3/4 di lunghezza, terzo Radames a un'incollatura, Trappola è quarto. Sta vincendo! Fantasma e sta Granduca vincendo. Alla seconda curva. Se non vince, le ho detto che le faccio ingoiare i denti. Lunghezza e mezzo, segue Seneca per un'incollatura, terzo Trappola per una testa, quarto Radames, quinto Granduca. All'ultima curva Occhi Tristi non molla, tende anzi ad aumentare. Forza bello, lasciala andare, lasciala! La già fortissima andatura, Seneca è secondo, terzo Fantasma. Ma ecco che arriva Granduca, sta rimontando dall'esterno. Sulla dirittura d'arrivo conduce Occhi Tristi. Dai! Granduca, conduce Occhi Tristi per una lunghezza, per mezza lunghezza. Granduca con il punto superiore ha rimontato Occhi Tristi. Ora testa a testa, galoppano distesi verso il palo d'arrivo. Forza, forza! Forza, forza! Un naso e primo Granduca, no, vincitrice Occhi Tristi. E quarto Radames. Francis, vittoria, vittoria, vittoria! Buono, Pete, che dirà la gente? È il trucco più sporco che abbia mai visto. Granduca si è piantato. È stato deliberatamente trattenuto. Ma io non posso credere che il colonnello Tyler... Questa corsa non era mai stata arrangiata e non cominceranno adesso. Portate nel mio ufficio i sospettati. Attenzione, signore e signori, conservate le vostre giocate. Allora siamo tutti convinti che Granduca è stato trattenuto. Sicuro? E come... Va bene. Signor Harrington? Signori... Che Granduca sia stato trattenuto o no, in questo campo stanno succedendo strane cose dall'arrivo di questo giovanotto. Occhi Tristi non aveva mai corso così in vita sua. Colonnello Travers, signor Rogers, vogliono attendere fuori, prego. Se credete che abbia arrangiato io la corsa, siete pazzi. Vedremo, tra poco ci porteranno qui Mallory, vedremo fino in fondo la cosa. Posso provare che io e il signor Mallory abbiamo puntato tutto quel che avevamo su Granduca. Signor Rogers, sentiremo dopo quello che ha da dire, sentiremo dopo anche i Fantini. Ora, giovanotto. Sì, sì, signore. Secondo le mie informazioni, lei ha curato l'allenamento di Occhi Tristi. Sì, beh, no, ecco, non esattamente. Vede, veramente, l'allenatore è stato Francis, signore. Francis? Chi è Francis? Francis chi? Come si chiama di cognome? Non ha cognome. Oh, giovanotto, cioè è ridicolo. Ma vede, Francis è un... Beh? Ecco, Sterling, un'altra parola su quel mulo parlante e io... Mulo parlante? Ah, sì, ma Francis parla davvero. Signori, giovanotto vuol darci a intendere che conosce un mulo che parla. Se lo conosco, è il mio migliore amico. No. E questo suo amico era allenatore di Occhi Tristi. Sì, signore. Giovanotto ci ha preso per una massa di idioti. Oh, no, signore. Ma conosco questa storia del mulo che parla, è un impostore. Lo dice lui. Lo dico io. Chi l'ha detto? Io l'ho detto. No! Oh, hai fatto bene a portare Francis. Gli ho detto che eri nei guai e lui ha portato me. È vero. Guardalo, un mulo che parla. Beh, guardati tu, bipede. Devo essere pazzo. Io sto perdendo la ragione. Ah, sì? Beh, io sto perdendo la pazienza. Ora seduti! Tutti quanti! Cosa? Ancora non posso crederci. Tu parli davvero. Beh, e che c'è di strano? E vuoi parlare con i cavalli? Oh,
anche pozzo di fosforo. Cosa hai fatto a occhi tristi? L'ho psicanalizzata. Come? L'ho convinta che vale quanto suo fratello maggiore. C'è qualcosa di illegale in questo, signori? Illegale? Ebbene? No, non saprei. Non ci sono precedenti, non crederei che... Va bene, allora, dichiarate la corsa valida. Ehi, un momento. E Granduca, allora, tu gli hai chiesto di buttar via la corsa, non è vero? Per la coda di mia zia Greta. Questo vede il male dappertutto. Beh, tu eri vicino a Granduca alla partenza. Non ho fatto che ricordargli che Occhi Tristi era la sua sorellina minore. È per questo che si è fermato all'improvviso? E per quale altra ragione? Lo sapevo che quel cavallo era troppo cavalleresco per passare davanti a sua sorella sul traguardo. È orribile, è la fine delle corse dei cavalli. È la fine dei campi di corse. È la fine di tutto. Addio Gran Premio, addio scuderie, addio allevamenti, addio totalizzatore. Ah, su, finitela. Io parlo sì con i cavalli, ma mi annoiano. Pete si era messo in un ginepraio e ho dovuto cavarcelo. Ma da oggi basta. Io non parlo più. E voi tutti potete tranquillizzarvi e tornare a perdere tempo con le vostre corsette. I risultati sono dichiarati ufficiali. Addio, Francis. Tornerai presto? Prestissimo. Allora, di nuovo. Addio, figliuolo. Non lo sai che lo si canta con il bocco in bocca? Addio, figliuolo. Perché fai quella faccia ora? Non capisco perché non hai voluto che prendessi Occhi Tristi quando il colonnello ce l'ha regalato. Cosa? Per passare il resto dei miei giorni a sentirmi dire da quell'oca di puledra come fu che vinse il Gran Premio? Con l'acqua ti annaffio il giardino, ti spruzzo le piante di fior, ma i passi ti annaffio col vino. A te. Che gioia e sollazzo del cuore.